Topic of our discourse today is the distinction between perception, sanya, vijnana, consciousness, and wisdom, panya. Allora, l'argomento di stasera è la differenza che c'è tra la percezione, sanya, tra vijnana, che è la coscienza, e tra la saggezza, panya. And perception is one of the mental factors, and it has been defined as follows. La percezione è uno degli stati mentali che è stata definita nel modo seguente. So the characteristic of perception is the perceiving of the qualities of an object. Allora, la caratteristica della percezione è il percepire le qualità di un oggetto. Its function is to make a sign as a condition for perceiving again that this is the same. La sua funzione è quella di segnare l'oggetto in modo che quando poi questo oggetto in modo che possa essere poi percepito nuovamente questo oggetto grazie a quel segno. Or the second function is as recognizing what has been previously perceived. Oppure un'altra funzione è di riconoscere quello che è stato percepito in precedenza. It becomes manifest as the interpreting of the object. Si manifesta come l'interpretare l'oggetto. By way of the features that had been apprehended. Per mezzo delle caratteristiche con le quali questo oggetto è stato appreso. The proximate cause of perception is the object itself. La causa prossima della percezione è l'oggetto stesso. And its procedure is compared to a carpenter's recognition of certain kinds of wood by the mark he or she has made on each piece. E il suo processo della percezione viene descritto come un carpentiere che riconosce i legni che deve usare perché ci ha messo sopra un segno. So a carpenter will slowly make the various the parts of a table, so let's say the legs, the frame, and then the wood that goes on top, and having finished one piece, he or she will put a mark on it in order to recognize it again later on when the time comes to assemble the various parts. Quindi un carpentiere che deve costruire un tavolo costruisce tutti i pezzi, tipo le gambe del tavolo, degli assi e tutti i pezzi, e li segna con un segno così che quando poi viene il momento di assemblare il tavolo sa dove vanno messi. And perception is limited to perceiving certain qualities of an object, such as this is blue, this is red, this is white, and so on. E la percezione si limita a riconoscere alcuni segni dell'oggetto, come per esempio questo è rosso, questo è blu, eccetera. Now, a perception is a mental factor that at first is somewhat difficult to understand in one's own meditation practice. Allora, la percezione è uno stato mentale che inizialmente è difficile da comprendere nella nostra pratica di meditazione. And oftentimes there is the assumption that perception is a
permanent mental state. E a volte c'è questo assunto, questa idea che la percezione sia uno stato mentale sempre presente, permanente. And when in fact over time we'll see that perception is just like any other conditioned formations, that is impermanent in nature, in other words it changes. Però dopo un po' possiamo renderci conto che la percezione è uguale a tutte le altre formazioni condizionate, cioè è impermanente e cambia. No, we may think that our perception is reliable, yet there are plenty of cases when the so-called misperceptions occur. E noi possiamo credere che la nostra percezione sia affidabile, però in realtà ci sono moltissimi casi in cui ci sono delle distorsioni della percezione. And once such a simple illustration would be if some longish curled leaf lies on a road around sunset, then and a person comes along and sees that object might have the perception that this is a snake, when in fact it's just a curled leaf. Per esempio, magari quando c'è il tramonto su una strada c'è una foglia ricurva e noi però possiamo pensare che quello sia un serpente, quando in realtà è soltanto una foglia ricurva. And it's due to differing perceptions of different people of one and the same object that easily conflicts arise. Ed è data a causa della percezione che anche se c'è un oggetto che è lo stesso, può succedere che persone diverse, percependolo diversamente, creino dei conflitti. In terms of consciousness, its characteristic is that of being conscious of an object. Mentre la coscienza, la sua caratteristica è quella di essere conscia, cosciente, conoscere un oggetto. And its function is to be a forerunner of the mental factors. E la sua funzione è quella di essere un precursore degli stati mentali. In that it presides over them and is always accompanied by them. Si presenta sempre, presiede sempre quando sono presenti gli stati mentali e si accompagna sempre agli stati mentali. And its manifestation is as a continuity of processes. La sua manifestazione è una continuità di processi. Its proximate cause is mind and matter, nama rupa. La sua causa prossima sono la mente e la materia, nama e rupa. Because consciousness cannot arise alone. Perché la coscienza non può sorgere da sola. So the complete absence of mental factors and material phenomena, consciousness cannot arise. Quindi se c'è un'assenza totale di fenomeni mentali, di stati mentali o di fenomeni fisici, la coscienza non può sorgere. Now, the Burmese, highly respected Burmese scholar monk, Sayadaw Udjanaka Biwamsa, described the nature of consciousness in the following terms: that which is conscious of an object is mind or consciousness. Sayadaw Udjanaka, che è un rispettatissimo monaco studioso birmano, ha definito la coscienza come quella cosa che appunto è conscia, che conosce cioè quella cosa che conosce o è conscia di un oggetto è la coscienza o la mente.
We're conscious of objects all the time. Ed è cosciente, conosce un oggetto in ogni momento. Consciousness, however, does not mean comprehension by knowledge or wisdom. Però la coscienza non significa una comprensione tramite la saggezza o la conoscenza. But rather it means the ability to take in objects through the sense organs. Significa più che altro il riuscire a ricevere gli oggetti attraverso gli organi sensoriali. In sadness, so we speak of seeing consciousness, we speak of hearing consciousness, of smelling consciousness, and so on. Quindi noi parliamo della coscienza visiva, la coscienza uditiva, la coscienza olfattiva, eccetera. So it's this taking in of the bare phenomena. Quindi c'è questo ricevere questi nudi fenomeni, meri fenomeni. Now, different from consciousness is wisdom, panya. E panya, la saggezza, è diversa dalla coscienza. And as we've seen already in an earlier talk, its characteristic is that of penetrating things according to their intrinsic nature. Come abbiamo visto nel Dhamma Talk precedente, la sua caratteristica è quella di penetrare gli oggetti in accordo con la loro natura. And its function is said to be to illuminate the objective field, so the field of objects. La sua funzione è quella di illuminare il campo degli oggetti. And it is manifested as non-bewilderment, which is the same as non-perplexity, and also non-confusion or absence of confusion. E si manifesta come non confusione, come non assenza di perplessità. Yeah. And the wise attention is said to be one of its two proximate causes, the other one being the consolidation of the mind, in other words, satna, a concentrated state of mind. E le sue cause prossime sono due, una è l'attenzione saggia e l'altra è questo consolidare la mente che si riferisce alla concentrazione. Now, in terms of the position of the mental factor of wisdom, one really important point to remember is that the mental factor of wisdom will not arise together with unwholesome mental states. Allora, una cosa importante da tenere a mente sullo stato mentale della saggezza è che non sorge mai accompagnata a uno stato mentale non salutare. And the Abhidhamma says that wisdom arises only in all, or arises in all jhanas and in path and fruition consciousness, and in some sense sphere beautiful consciousness. Quindi l'Abhidhamma dice che la saggezza sorge in tutti gli stati dei jhana, degli assorbimenti, poi sorge nella coscienza del sentiero e della fruizione e, con le coscienze che vengono definite belle. And furthermore, it might arise or may arise in a so-called sense sphere resultant consciousness or in a sense sphere functional consciousness. E poi può anche sorgere con le coscienze risultanti della sfera dei sensi e nelle coscienze funzionali. So, if for instance the mental factor of anger is present in the mind, then this excludes the presence of the mental factor of wisdom.
Quindi, per esempio, se la rabbia è presente nella mente, questo esclude automaticamente la presenza della saggezza. Now, what we'll explore is the relationship between whether sanya, vijnana, and panya, so perception, consciousness, and wisdom, are identical or different, if different, in which way? Adesso proviamo a vedere questa relazione, tra sanya, vijnana e panya, tra quindi la percezione, la coscienza e la saggezza, e vediamo, se sono la stessa cosa o se cambia, come cambiano. So, a different Burmese scholar monk, Venerable Nandamala Biwamsa, who is still alive and teaching, he states the following: there are three states which share understanding. Allora, questo altro studioso birmano, dice, ci sono tre stati di comprensione, cos'è share? Acuta? Tre So, there are three states which stati. share understanding. Ah, che condividono, sì, che condividono la comprensione. Ci sono. So, there's sanya, perception, there's vijnana, or citta, and there is jnana, or panna. Quindi c'è sanya, che è la percezione, poi c'è vijnana o citta, che è la coscienza, e jnana oppure panna, che è la saggezza. And they look similar in nature. La loro natura sembra simile. In each word you find the concluding particle, gna. E in ognuna di queste si trova questa particella gna. Such as gna in sanya, such as the gna in vijnana, such as the gna in panya. Così si capiva. No, you don't understand. So, the particle gna, No, ok. yes, No, I think that it they was understand. comprehensible. Yeah, okay. All of them know the object, but their mode of knowing is different. Quindi tutte queste conoscono un oggetto, però il modo in cui lo conoscono è diverso. Now, sanya is knowing the object. Here, knowing the object means just perception of the object, just making notes of the object. Quindi sanya è un conoscere l'oggetto, però soltanto nel senso che percepisce l'oggetto, cioè lo nota. Such it is blue, it is yellow, it is red, and so on. Appunto, questo è blu, questo è giallo, questo è rosso e così via. Or it's round, it has a triangle shape, and so on. Oppure è un rotondo, è una forma triangolare e così via. Vijnana is described as something which knows that the object is blue or yellow or whatever else, and also knows the characteristics of anicca, dukkha, and anatta. Vignana può conoscere se un oggetto è blu e giallo, però può anche conoscere le caratteristiche di anicca, dukkha e anatta. But it cannot achieve the eradication of mental defilements. Però non può raggiungere, non può compiere lo sradicamento degli inquinanti mentali. It cannot achieve the penetration of the Four Noble Truths. Non può compiere la penetrazione delle quattro nobili verità. Yet Panya can do just that. E questo lo può fare Panya. And that is the difference between Sanya, Vijnana, and Panya. Questa è la differenza tra Sanya, Vijnana e Panya. Sanya makes a mark,
Vijnana makes a mark and knows the object. Quindi Sanya fa un segno, Vijnana fa un segno e conosce l'oggetto. It cannot help penetration arise just by itself. Ma non può da sola penetrare l'oggetto. And this is done by Panya. E questo viene fatto invece da Panya. Now, the Venerable Sāyadaw Pandita Bhīvamsa has given a nice illustration for Nisanya. Namely, he used to explain that Sanya is like a recorder, a recording machine. And a high quality, a recording machine that records a state-of-the-art concert. And a recording machine will record whatever music comes along, whether it is state-of-the-art or just of an ordinary nature or poor nature. A state of? State-of-the-art. Ah, okay. Of a high quality. Allora, il venerabile Sāyadaw Pandita faceva una similitudine molto bella per Sanya. La paragonava a un registratore che riesce a registrare dei suoni sia che siano di alta qualità che anche di qualità più bassa. And so the perception is performing just this function of recording objects without certain making any differences. Quindi la percezione ha solo questa funzione di registrare gli oggetti senza distinguerli un granché. Yeah, whether an object is right or wrong, good or bad, it doesn't matter. Nisanya will just register it. Nel senso che se un oggetto è buono o cattivo, salutare o non salutare, Sanya non interessa, Sanya registra, li registra tutti. Hey. So whether right or wrong, Sanya may just make a note. Quindi sia che siano, diciamo, giusti o sbagliati, Sanya semplicemente ci mette su una nota, un segno. And Sanya makes a note of a snake while the object is really a rope. Quindi Sanya, per esempio, nota un serpente quando in realtà l'oggetto è una fune. It may make a note of a human being when the object is actually just a scarecrow. Può notare un essere umano quando in realtà l'oggetto è uno spaventapasseri. And Sanya is just knowing the object by making notes. Quindi Sanya è una conoscenza dell'oggetto attraverso questo notare di questo tipo. It is yellow, it is white, and so on. È giallo, è bianco, e così via. Panya penetrates into the nature of things and understands an object thoroughly. Panya penetra nella natura delle cose e riesce a comprendere in modo completo, esaustivo, l'oggetto. And Vijnana is just the awareness of or being conscious of an object. Mentre Vijnana è il puro conoscere, l'essere consci di un oggetto. Although these three mental factors arise at the same time and take the same object, their relationship to the object, their understanding of the object is different. Sebbene questi tre stati mentali sorgano nello stesso momento con lo stesso oggetto, la relazione che loro hanno con l'oggetto e la comprensione che hanno di quell'oggetto è diversa. Sanya just makes a note of an object. Sanya fa la nota dell'oggetto.
One is just aware of it, which is certain consciousness. Poi si è semplicemente consci di quell'oggetto, cioè c'è la conoscenza dell'oggetto che è la coscienza. And the last one, Panya, penetrates into the true nature of the object. E Panya penetra dentro alla vera natura dell'oggetto. That is the difference between the mental states of perception, consciousness and wisdom or understanding. Questa è la differenza tra gli stati mentali della percezione, della coscienza e della saggezza o comprensione. Now, in terms of the difference between consciousness and wisdom, the Buddha has stated as follows. Wisdom and consciousness, O friend, these states are conjoined, not disjoined. Allora il Buddha diceva rispetto alla coscienza e alla saggezza, questi due stati sono congiunti, non sono separati. And it is impossible to separate each of these states from the other in order to describe the difference between them. È impossibile separare questi due, l'uno dall'altro, in modo da poterli descrivere da soli. So for what one wisely understands that one is conscious of. For what one wisely understands that one is conscious of. Quindi si comprende saggiamente di che cosa siamo consci, di cosa siamo consci. And what one is conscious of, that one wisely understands. E quello di cui siamo consci possiamo poi comprenderlo saggiamente. Now the difference between wisdom and certain consciousness is these states that are conjoined, not conjoined, is this wisdom is to be developed and consciousness is to be fully understood. Quindi un'altra differenza tra queste due cose è che la saggezza deve essere sviluppata, mentre la coscienza deve essere pienamente compresa. Yeah. Now, still some more in terms of consciousness, namely whether consciousness is, as one at first might think, is permanent or not. And the Buddha gives the following explanations. He's asking, is consciousness permanent or impermanent? And the answer is impermanent. Un'altra cosa da capire della coscienza è se è permanente oppure no. E il Buddha fa questa domanda, chiede e dice: la coscienza è permanente o impermanente? La risposta è impermanente. And is what is impermanent suffering or happiness? And the answer to this is suffering. E ciò che è impermanente è sofferenza o è felicità? E la risposta è sofferenza. Is what is impermanent, suffering, and subject to change, fit to be regarded thus? This is mine, this I am, this is myself. E ciò che è impermanente, che è sofferenza, che è soggetto al cambiamento, è degno di essere visto come questo sono io, questo è mio, questo è il mio sé? And the answer to this is no. E la risposta è no. So any kind of consciousness whatsoever, whether past, future or the present, internal or external, gross or subtle, inferior or superior, all consciousness should be seen as it really is. Quindi tutte le coscienze tutte le coscienze che siano del passato, del presente, del futuro,
interne o esterne, superiore, inferiori o grossolane e sottili, devono essere conosciute così come sono davvero. Namely, this is not mine, this I am not, this is not myself. E cioè questo non sono io, questo non è mio, questo non è il mio sé. In a different certain passage, the Buddha further explains about certain consciousness. And why do you call it consciousness? In un altro passaggio il Buddha spiega ulteriormente, perché si chiama coscienza. It is conscious of, therefore it is called consciousness. Perché è conscia, perché conosce, quindi si chiama coscienza. Di And what is it conscious of? che cosa è conscio? It is conscious of sour, of bitter, of pungent, of sweet, of a sharpened taste, a mild taste, and so on. Conosce l'aspro, l'acido, il dolce, un sapore pungente, eccetera. Per Therefore, it is called consciousness. questo si chiama coscienza. So usually, in the suttas, vijnana is presented simply as the basic awareness of an object. Quindi nel sutta Vijnana viene presentata come questo mero conoscere di un oggetto. And through one of the sense bases, so through the eye door, ear door, etc. Attraverso una delle porte dei sensi, quindi la porta dell'occhio, dell'orecchio, eccetera. So then, consciousness is presented as bare consciousness of some visible object, or bare consciousness of hearing. Quindi questa mera coscienza di, per esempio, un oggetto visivo oppure di un oggetto uditivo, eccetera. So it's just this bare consciousness rather than any discriminative capacity. Quindi è questo mero conoscere senza delle abilità discriminative. And we should understand that Sanya does the actual discrimination of objects. Mentre sanya è quello che può discriminare tra gli oggetti, distinguerli. While vijnana is the awareness by which we experience every stage of the cognitive process. Grazie a Vignana noi sperimentiamo ogni stadio del processo cognitivo, Including the process of discriminating. incluso il processo di questo distinguere. Now, for a better understanding of wisdom, it might help to contrast wisdom with its opposite mental factor, and that is ignorance. Quindi per capire meglio la saggezza è utile metterla in contrasto con il suo opposto, che è l'ignoranza. From a practical point of view, manifestations of ignorance in the practice would be things as follows. E da un punto di vista pratico, la manifestazione dell'ignoranza può essere come segue. So we are observing the rising and falling, but we're not even understanding the expansion of the abdomen in the case of the rising, and we're not understanding the contraction of the abdomen in the case of the falling.
Quindi stiamo osservando salire e scendere dell'addome, ma non siamo in grado nemmeno di comprendere l'espansione quando c'è il salire e la contrazione quando c'è lo scendere. And if some pain is certainly present somewhere in the body, we do not understand it as a pain, but rather just as a general sensation. E se c'è un dolore da qualche parte nel corpo, non riusciamo a comprenderlo come dolore, ma soltanto come una sensazione generale. Or if any of the hindrances occur, we do not understand them as a hindrance. Oppure se sorge uno degli ostacoli, noi non riusciamo a riconoscerlo come uno degli ostacoli. And a good example for this is doubt. Un esempio può essere il dubbio. So a retreatant who is new to mindfulness meditation practice may be a victim of doubt without realizing what is happening, without realizing that the mental factor, the hindrance of doubt, is at work. Quindi, specialmente per i meditanti che sono nuovi alla pratica di meditazione di consapevolezza, possono cadere facilmente vittima del dubbio senza nemmeno rendersi conto che si tratta di questo ostacolo del dubbio. And it's only after a long time, or if a teacher points out, could it be that you're experiencing doubt, that a meditator might recognize, oh, this is doubt. Ed è soltanto dopo un po' di tempo o se un insegnante gli insegna, gli indica che quello lì è il dubbio, che allora un meditante riesce a rendersi conto di che cos'è veramente. And then, out of ignorance, we do not certainly see any difference between wholesomeness and unwholesomeness. Ed è a causa dell'ignoranza che noi non riusciamo a distinguere tra ciò che è benefico e ciò che è malsano. And to engage in some unwholesome conduct is certainly seen as not particularly bad. E quindi anche se indulgiamo, seguiamo una condotta che è in realtà nociva, non ci sembra così male. However, when wisdom arises, then we start to see the difference between unwholesomeness and wholesomeness. So unwholesome mental states such as the five hindrances, so greed, hatred, sloth and torpor, restlessness and remorse and doubt, as well as ignorance and so on. E con il sorgere della saggezza invece iniziamo a distinguere tra ciò che è benefico e ciò che è nocivo, e ciò che è nocivo sono per esempio i cinque ostacoli, cioè appunto l'avversione, no, il desiderio sensoriale, l'avversione, la sonnolenza, il torpore, l'agitazione, il dubbio. And so, what else? Pride and conceit, wrong view. L'orgoglio, la presunzione, la visione errata. Ce So there are a number of those. ne And sono tanti. so it's only when we see that unwholesome mental states actually cause us suffering, and on the other hand, we see that wholesome states are conducive to our happiness. It's only then that we will walk in the right direction. Ed è soltanto quando ci rendiamo conto che gli stati mentali non salutari ci conducono verso la sofferenza, mentre gli stati benefici ci conducono verso la felicità, soltanto allora sarà possibile camminare nella giusta direzione. And in modern society, if you talk to non-Buddhists about wholesome and about wholesomeness and unwholesomeness, most people won't understand. E nella società moderna, se parliamo di ciò che è benefico e ciò che è malsano dal punto di vista buddista, questo non viene compreso di solito.
And out of ignorance, we might not understand that each action is preceded by some intention. Ed è anche a causa dell'ignoranza che potremmo non renderci conto che ogni azione è preceduta da un'intenzione. Sì, ok. And just the knowing of a particular intention gives us certainly the freedom to act or not act on that intention. E il conoscere, il rendersi conto di questa intenzione prima di agire ci dà la libertà di fare questa azione oppure di non farla. And obviously out of ignorance we will not understand the formations as being impermanent, but rather as permanent. And we may think that formations are conducive to our pleasure, happiness, and so on, when in fact they're conducive to suffering. Ed è anche per l'ignoranza che noi possiamo credere che le formazioni siano permanenti, quando invece sono impermanenti, oppure che ci possano condurre alla felicità, quando invece sono soltanto sofferenza. And we might certainly think that our that happiness is limited to going to some exotic restaurant and having some rather delicious meals, or going to the movies and watching a movie, that these kind of activities bring us pure happiness. E potremmo anche pensare, a causa dell'ignoranza, che una pura felicità, che una vera felicità possa arrivarci, per esempio, andando in un ristorante esotico, mangiando del buon cibo, oppure andando a vedere un film. And the Buddha has made it clear there are many other forms of happiness available once we start engaging in mental development. No. No? There are many. Sì, felicità. Ah, perché? Ci sono tante felicità. Ah, okay. No. I understood the sentence, but not the meaning. So I thought that I didn't understood. Okay. Quindi sì. Quindi il Buddha ci dice che ci sono tanti tipi diversi di felicità quando iniziamo comunque a praticare la meditazione. So there's, for instance, the calmness, the happiness that arises within the first few days of a retreat, and then later on the imperfections of insight arise, and then the jhanas might arise, and suddenly then at the end you have the peace of Nibbana. Per esempio, le felicità menzionate sono, per esempio, iniziamo a meditare, ci sono stati di gioia, di pace, poi ci sono tutti gli stati piacevoli che sono definiti le imperfezioni dell'insight, poi possiamo magari raggiungere qualche jhana e poi c'è la pace del Nibbana. And with regard to that happiness as an imperfection of insight, well, it is a happiness that arises out of the purity of the mind, and it's not a happiness that is based on indulging in sense pleasures. E la felicità che sorge con queste imperfezioni dell'insight è una felicità che sorge dalla purezza della mente e non invece da qualche contaminazione, da indulgere nei piaceri sensoriali. Now, the one of the main definitions of wisdom, as certainly given earlier on, is of seeing the four, or understanding the four noble truths,
In the case of ignorance, it's not seeing those four noble truths in any way. Come ho detto prima, una delle definizioni per la saggezza è quello di poter comprendere le quattro nobili verità, e invece l'ignoranza è quella cosa che non vede le quattro nobili verità. Nor does certain ignorance clearly understand anicca, dukkha and anatta. E l'ignoranza allo stesso modo non riesce a comprendere con chiarezza anicca, dukkha e anatta. And out of ignorance there's this inability to reflect properly. E, c'è anche questa because of ignorance there is not. A causa dell'ignoranza non c'è l'abilità di riflettere in modo appropriato. And again, out of ignorance, there's this inability to distinguish between what is right and what is wrong. E non siamo nemmeno in grado di distinguere tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. And so many aspects like that. E ci sono molti aspetti di questo, quindi. No. A passage from the Samyutta Nikaya. Thus have I heard on one occasion the Blessed One was dwelling at Sawati. Allora, nel Samyutta Nikaya viene detto, così ho udito, in un'occasione il Beato risiedeva a Sawati. There the Blessed One said this. E lì il Beato disse. O retreatants, just as all the rafters of a peaked house lead to the roof peak and converge on the roof peak, and all are removed when the roof peak is removed, so too all unwholesome states are rooted in ignorance. Allora, meditanti, così come tutte le assi di una casa vengono fissate alla trave portante, e quando questa trave portante viene rimossa, vengono automaticamente rimosse anche tutte queste assi, allo stesso modo tutti gli inquinanti mentali vengono rimossi con la rimozione dell'ignoranza. And they converge upon ignorance, and they are all uprooted when ignorance is uprooted. Convergono tutti nell'ignoranza e vengono quindi sradicati quando l'ignoranza è sradicata. And therefore you should train yourselves, we will dwell diligently. E quindi noi dovremmo addestrare noi stessi con diligenza. Now, in terms of the classical definition of delusion or ignorance, its characteristic is given as mental blindness. Allora, la caratteristica dell'ignoranza o illusione, come viene chiamata, è la cecità mentale. And as a second characteristic, unknowing. E la sua la caratteristica è il non conoscere. And its first function is non penetration of the object. Una funzione è il non penetrare l'oggetto. Or the second function is to conceal the true nature of objects, of an object. E un'altra funzione che ha è quella di celare, di nascondere la vera natura di un oggetto. And it is manifested as an absence of right view, of right understanding. E si manifesta come una mancanza di retta comprensione e retta visione. Mm-hmm. And it's further manifested as darkness. E si manifesta inoltre come oscurità. And its proximate cause is given as unwise attention. La sua causa prossima è un'attenzione non saggia, non abile. And it is out of ignorance that all unwholesomeness results. Ed è a causa dell'ignoranza che poi, come risultato, ci sono tutte quelle cose che non sono salutari. Now, allow me to conclude today's certain discourse by wishing may this difference between Nisanya
vijnana and panya, so between perception, consciousness and wisdom, help you help you in your meditation practice, and then may it contribute to the arising of more and more wisdom that ultimately sees Nibbana as a truly peaceful state. Vi auguro che grazie alla distinzione tra Sanya, Vijnana e Panya, questo possa aiutarvi nella vostra pratica di meditazione, che possa sorgere sempre più saggezza e che infine possiate riconoscere la pace del Nibbana come vera felicità. Voilà. Sadhu. 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 Mm.